Un distretto, quello della Valchiampo, sempre più attento alle dinamiche ambientali da tenere sotto controllo. Lo avevano già ribadito attraverso la firma del protocollo tra Acque del Chiampo e Ministero dell'Ambiente. Adesso un passaggio che parla soprattutto ai giovani. L'iniziativa lanciata dal Consorzio Arica ha trovato subito l'adesione del Consiglio di Bacino della Valle del Chiampo e di Acque del Chiampo per parlare di un autocontrollo ai giovani come base per un miglioramento futuro dei nostri comportamenti. Il progetto per i ragazzi è stato proprio per insegnarli a capire le conseguenze delle azioni normali della vita quotidiana, quindi loro hanno imparato a valutare quanti sono i consumi ad esempio di metano, quanto è il consumo di energia elettrica, quanto è il consumo, quanta strada fanno con la macchina, piuttosto che con il bus per andare a scuola e il tipo di alimentazione. Tutte queste cose vengono poi convertite con dei fattori di emissione, si chiama tecnicamente, che ci fanno capire ad esempio quando io brucio un metro cubo di metano questo si trasforma in CO2, quando consumo un kilowattora questo kilowattora è prodotto in una centrale che ha emesso CO2, quindi vengono convertiti e si ha il dato complessivo in tonnellate di CO2. Per andare a scuola uso l'autobus, cioè, però, e che non è tanto lontano, potrei andare anche a piedi, però. Questo è l'impegno per l'anno prossimo. Sì. E voi lo sapete qual è l'impronta che con i vostri comportamenti abituali lasciate sui consumi di acqua del nostro pianeta e sulle emissioni di CO2? È una bella domanda girata a 1000 studenti di 42 classi delle scuole della Valle del Chiampo con l'occasione delle Olimpiadi del Clima, un modo per capire come ci comportiamo durante il giorno, qual è il nostro impatto sul pianeta e quindi da qui cercare di migliorarlo. I giovani saranno nostri controllori perché vogliono costruirsi il futuro. Evidentemente le nostre generazioni non sono state molto attente a questo. Loro sono preoccupati, ma devono stressarci, starci addosso, perché noi dobbiamo dare a loro un futuro anche ambientale, che vuol dire anche sviluppo, nuove opportunità, ovviamente, perché la vita futura è loro. Noi dobbiamo avere la responsabilità per garantirla. Noi facciamo la nostra parte, come dire, mettendo in moto le iniziative, che non è neanche un'iniziativa mia, è partita dai miei predecessori, sponsorizzata in maniera forte dal presidente dell'ATO, sindaco di Asignano Gentilin, e questo ci dà la possibilità di, come dire, far crescere anche nelle nuove generazioni l'interesse per l'ambiente sui tre argomenti che sono acqua, CO2 e rispetto ambientale, perché il futuro è legato appunto al fatto di saper lavorare però nel rispetto di quello che è l'ambiente per le future generazioni. E voi avete voluto coinvolgere non a caso proprio tutti i territori della filiera che ricopre Arica. Sì, infatti Arica raccoglie le acque di 5 depuratori di questa zona, però va a scaricarle a Colonia Veneta, quindi noi a Colonia abbiamo anche una succursale, diciamo, abbiamo un impianto di trattamento per la disinfezione, per cui Colonia fa parte per noi di questo territorio, tanto è vero che siamo anche nella protezione civile di Colonia, quindi chiaramente abbiamo coinvolto anche i giovani di quella zona. Un gioco e una lezione per loro, i ragazzi, una lezione soprattutto per noi adulti e per voi che state vedendo questo video. Cambiare, cambiare il futuro di tutti si può anche attraverso azioni molto semplici. Mario Piotto per lo Street TG Arzignano.